Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, oggi vorrei fare un podcast un pochino più veloce delle altre volte perché ci tenevo a farlo prima di Pasqua per farvi gli auguri e augurarvi, insomma, di passarla nel modo più sereno possibile. Allora, gli occhiali fanno un po' riflesso, ma senza non ci vedo, quindi pazienza, insomma. Mi ascolterete più che guardarmi. E allora, dicevo, vorrei fare un podcast un pochino più veloce, anche perché progetti finiti in realtà non ne ho proprio dalla scorsa volta, perché allora l'abito, quello bianco, sta andando avanti, ma è cresciuto così. Perché è un lavoro molto fine, molto lento, bisogna sempre contare i punti. Il punto mi piace, è bello, però richiede un pochino di attenzione, un pochino di vista acuta. Io in questo periodo sono un pochino più stanca del solito e quindi mi ci metto, ma faccio tipo due ripetizioni e poi mi fermo, stacco e cambio lavoro. Quindi quello sta andando avanti poco. Il maglioncino che stavo facendo per Kate l'ho disfatto perché anche quel progetto non funzionava. Io, come vi dicevo negli altri podcast, ai ferri sono più le volte che disfo che quelle che in realtà finisco un lavoro, quindi quello è stato disfatto e il gomitolo è stato destinato a delle mattonelle che ho iniziato per una mia coperta. E sono mattonelle molto semplici, sempre granny. Classica mattonella, le sto facendo da 9 giri. In realtà, che poi sono, vabbè, in realtà così perché dopo vengono tutte contornate con il nero per unirle, ma in realtà mi piacciono molto di più quelle da 6. Però ormai ho iniziato e presa dall'entusiasmo le stavo facendo grandi, quindi continuo ormai con quelle grandi perché ne ho già fatte un pochino e mi dispiaceva insomma di disfarle, anche perché ho già nascosto le codine, quindi sono tutte nascoste ad ago e faccio un po' fatica a recuperarle. Adesso questa è nascosta qui e la vedo, ma nelle altre farei veramente fatica, quindi ormai continuo così, amen. Un altro progetto in corso che ho ai ferri è il Bactus di Max Knit & Crochet, che aveva pubblicato lui in cotone stavolta, con questo cotone bellissimo che ho preso da Tessiland, che adesso vi mostro. E adesso sono ancora nella parte di crescita, poi quando finirò il gomitolo, che mi manca non tanto, io vabbè il filo sempre lo prendo dal centro, ma comunque non mi manca moltissimo. E questo è Leggy Ghost, il nuovo arrivo di Tessiland. E c'è in una marea di colori. E questo qua sono i colori, diciamo, un pochino più forti, nel senso che Leggy Ghost ha i colori. Vabbè, adesso io lo sto lavorando ai ferri e fanno l'effetto riga. Comunque ci sono degli stacchi abbastanza netti. I colori sono a contrasto, per quanto sia. Questo è ad esempio la variante del verde, la variante papacolea. Papolecca, Papacolea mi sembra, non c'è scritto, non me lo sono segnato ovviamente, e quindi appunto fa l'effetto riga con i colori, per quanto stiano nella gamma dei verdi e del giallo, però righe comunque a contrasto. Dell'Iggy io non ce l'ho in casa, ma c'è anche la variante, oltre alla tinta unita che vi avevo già mostrato, la variante print, che è sempre sfumata, ma ad esempio c'è l'Iggy Print azzurro, parte da un celestino baby chiarissimo fino ad arrivare al celeste o all'azzurro, con il rosa uguale, con il verde uguale. C'è la variante Tiffany che è, ma cosa ve lo dico a fare, la fine del mondo. Non l'ho preso perché sto tentando di darmi un contegno. Quindi devo togliere cose e non mettermene in casa. Anche perché, scusate, eccomi, scusate, ho avuto un eccesso di tosse, vi ho dovuto mettere in pausa. Dicevo,
Dicevo, devo cercare di togliere roba che ho ferma lì invece che accumularne, perché ho scoperto di avere un altro hobby, che è la gomma crepla o fommi o gomma Eva, come dir si voglia, con cui ho fatto questi fiori che sono stati il mio primissimo lavoro in fommi. Chi mi segue sulla pagina li ha già visti, insomma. E questi nascono perché cioè io non è che mi sono svegliata l'altro ieri mattina e ho detto voglio fare fommi. No, succede che per Pasqua dovevamo andare da mia suocera e stiamo insomma nello stesso comune, potendo farlo avevamo deciso di spostarci da lei. Ho detto vabbè, andare a mani vuote sembra brutto, gli faccio dei fiori all'uncinetto. No, volevo fare delle orchidee, non ve le faccio vedere perché rasentano veramente il porno. Una roba oscena, cioè carina, ma non era proprio il caso, assolutamente no. Diciamo che le mie orchidee erano parecchio maschili, diciamo così. E quindi ho accantonato l'idea, ho provato di farne due, ho visto che non c'era proprio verso. Il tempo un po' stringeva perché è tempo che avessi cercato un altro tutorial, fatto la prova, vedere come venivano, preso il materiale che mi mancava, una roba o un'altra, non avrei più fatto in tempo. E quindi mi sono buttata a guardare altri tutorial di come poter realizzare dei fiori in un modo semplice, veloce o con la carta o con qualsiasi altro materiale che potesse essere facilmente reperibile, diciamo. E quindi trovo questo tutorial di fiori in fommi e questi fiori sono belli perché si fanno tutti con un cucchiaino, cioè l'unica cosa, l'unità di misura di questi fiori è un cucchiaino, il manico per le foglie, il cucchiaio proprio per i petali, cioè ogni petalo è la forma della conca del cucchiaio, diciamo, vengono modellati con il calore sul cucchiaio, quindi il fomi si stira. E si appoggia sulla piastra del ferro da stiro che, fra parentesi, ho rispolverato dopo anni proprio per fare il fommi. E li ho modellati poi con la colla a caldo, eccetera. Questa è una candela finita che io avevo in casa. Dentro ci ho messo una base di polistirolo perché i fiori sono stati montati sul filo di ferro e poi li ho inseriti. Sotto ci ho messo del tulle per coprire i fili. Di ferro, che non si vedesse il filo di ferro, insomma. Fine. Questo semplicissimo in una mattina si fa. E bello, mi è piaciuto. Quindi ho scoperto che mi piace di lavorare il fommi. Ho trovato già tantissime idee, tantissime cose. Mi deve arrivare un pochino di materiale perché non avevo tutto tutto quello che mi serviva, ma sempre con il fommi sono riuscita a fare l'agenda, la Midori. Sono queste agende giapponesi. Adesso io a plastificare, come si può notare, faccio abbastanza schifo, si può dire. Soprattutto nella parte interna è venuta proprio male la plastificatura, cioè piena 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 di pieghe. Però per essere la prima, io dico che, visto che i quaderni dentro si possono spostare perché non c'è niente di fisso, sono tutti legati con l'elastico, in modo che quando la Midori in teoria funziona che quando finisci il quaderno sostituisci il quaderno e la copertina ti rimane. Io penso che farò il contrario, nel senso, per essere la prima, finché dura va bene, quando la copertina si sfascerà definitivamente, cambierò la copertina, ne farò un'altra che probabilmente mi verrà meglio. E voglio fare anche dei profumatori d'ambiente e dei portacandele, sempre in fommi. Adesso mi deve arrivare un pochino di materiale che ho preso da una merceria. Se poi mi dite che vi fa piacere, quando mi arriva facciamo insieme l'unboxing. Io quando mi arriva il pacco aspetto ad aprirlo e facciamo il video per scartare insomma un pochino di cosine insieme. Fatemi sapere se vi piace l'idea, se vi fa piacere, altrimenti me lo scarto e inizio a lavorare.
Fine del podcast di maglia e di nuovi hobby. Però ho fatto un danno e l'ho fatto su IBS perché mi è arrivato una mail con scritto: "Ah, per te il 65% di sconto sui titoli outlet." E che fai? Non ne approfitti? E certo che ne approfitti, pure che c'hai il comodino che accumula libri a non finire, e ne ho approfittato. E quindi ho fatto un pochino di scorte. Penso che a questo punto potrei stare in lockdown personalmente fino al 2025, tra fili da smaltire, il FOMI e i libri. Direi che ce la posso fare. Allora, capite che non sono finiti perché ne avrei ancora. Adesso vi sposto, se no. Tra l'altro, non paga di questo. Sono andata anche allo scambio libri. Quindi aggiungiamo carico al carico. Allora, con il mio bellissimo 65% di sconto. Era su una sezione di titoli un po' limitata, quindi non ho preso proprio tutti i titoli che volevo, ma ne ho trovati di interessanti e li ho presi. Tra l'altro, io sono in un periodo dove ho proprio bisogno di leggerezza e di ridere. Quindi, a parte che la mia libreria è molto vasta, nel senso che passa dai titoli un po' ignoranti. Nel senso di titoli ignoranti, in senso buono, nel senso proprio di quelli da ridere, poco impegnati, che li puoi leggere in qualunque momento, le letture da spiaggia, diciamo, a dei titoli molto più pesanti, molto più ricercati, diciamo. Ad esempio, io ho la passione per quanto riguarda i libri riguardanti l'Olocausto, la Seconda Guerra Mondiale, tutto ciò che parla di Auschwitz, sto cercando proprio di raccogliere il più materiale possibile, perché un giorno mi piacerebbe di andarci, e leggo tantissimo sull'argomento, quindi insomma quando trovo dei libri che ne parlano li prendo, quelli sono più pesanti, cioè non sono quel libro che dici: "Oh, dai, non ho niente da fare, mi metto a leggere un libro." Sì, però nel senso è più. Cioè, bisogna starci un pochino più attenti, ecco, nella lettura. Quindi, con il mio 65% di sconto, ho preso Matrimonio di convenienza di Felicia Kingsley. Io di Felicia Kingsley ho già letto qualcosa e mi sono piaciuti perché ha un modo di scrivere che mi piace, scorrevole, molto, molto carino, e l'ho preso. Poi, sotto consiglio di Claudia, la mia amica spacciatrice di letture, ho preso Hotel Bella Vista di Colette. Colette è una scrittrice dell'Ottocento che, come molte, usava lo pseudonimo del marito per scrivere. Ed ero curiosa perché Claudia me ne aveva parlato bene e quindi vi farò sapere appena lo leggo. Io adesso non vi leggo tutte le trame perché ve le leggerò mano a mano che li leggo anche io e vi dirò cosa ne penso. Adesso proprio solo vi volevo mostrare un po' di acquisti e di cosine. Poi, e questo non vedo l'ora di leggerlo, mi sono presa la raccolta di fiabe di Hans Christian Andersen. Perché questo? Perché io sono arrivata a 28 anni senza avere una collezione di fiabe, nel senso che io ho iniziato a leggere che avevo 4 anni, 4 anni e mezzo, seguita da mio nonno. E mia nonna, per facilitarmi la lettura, mia nonna e mia mamma, mi prendevano o quei librini di cartone, che erano soprattutto poi fiabe Disney, che adesso io non mi ricordo come si chiamava la collezione dei libri, comunque ne avevo una marea. Li avevo praticamente tutti. Quindi o avevo quello proprio appena iniziato a leggere, perché erano i classici libretti con le pagine grosse,
quattro parole in croce che ti riassumevano la fiabetta della Disney piuttosto che, sì, erano più soprattutto fiabe Disney. Ma poi mia nonna mi prese quei libroni invece, ma erano delle robe pesantissime, belli perché ce li ho ancora, però erano illustrati, scritti molto grandi, insomma, non è una roba comoda da tenere nella libreria. Io ce li ho nell'armadio da, credo, uno che sia ancora da mia nonna, l'altro a casa di mia mamma, e sono sicura che sono lì. Guai chi me li tocca, ma allo stesso tempo mi diventano scomodi da tenere in casa. Quindi volevo proprio questa raccolta di fiabe, come nascono le fiabe, nel senso che se vogliamo parlare di Cenerentola, che adesso io non so neanche se sia di Andersen Cenerentola, ma credo proprio di no. Voglio dire, la Disney ti ha ricamato sopra che lei appunto si perde la scarpa, poi provano le sorelle, che gli salta via la cosa simpatica e tutto quanto. Bene. Nella realtà le sorellastre per cercare di entrare nella scarpetta si tagliano un pezzo di piede. Ora, queste fiabe non sono propriamente per bambini, quindi le volevo proprio nella forma originale in cui sono state scritte. E questo credo che sia un buon compromesso. Poi della Kinsella ho il tuo numero. Io della Kinsella ho letto tutta la serie di I Love Shopping e ho letto Sai tenere un segreto, che fra l'altro adesso è uscito il film su Amazon, carino, sì, si fa guardare. Non mi dispiace come scrive, nel senso anche lì una lettura poco impegnata. Scusate, io devo bere. Una lettura poco impegnata, però scorrevole anche questo. Insomma, non è proprio piccolissimo, adesso. E vedremo, insomma, cosa salterà fuori. Poi, sempre per la serie Seconda Guerra Mondiale, ho preso Il pianista di Vladislav Spilman. Io non lo so leggere il polacco, non so come si dica. Comunque, io non so se voi avete mai visto il film del pianista, quello ambientato nella guerra, non il pianista sull'oceano. Questo è il libro di quel film scritto proprio da lui, dal pianista. E quindi ero curiosissima perché il film, tutte le volte che lo vedo, nonostante ormai so come vada a finire, l'abbia visto a scuola, lo guardo tutte le volte che lo passano in TV, mi rimane un'angoscia terrificante addosso. Quindi, perché non farsi del male leggendo il libro? Così, a gratis. E quindi l'ho preso. Poi, visto che era in sconto, ho preso Io sono leggenda di Richard Matheson, e credo che sia, adesso io gli ho dato una letta proprio così, ho letto due pagine a caso, che è un vizio che ho quando prendo in mano libri nuovi, e credo che anche questo sia proprio il libro riguardante il film di Io sono leggenda, perché leggendo un po' così, se non è quel film, siamo lì. E poi mi sono presa Dracula in Love. Ora, io non ho idea di cosa parli questo libro. So per certo che i personaggi sono gli stessi dell'originale Dracula. Quindi per chi l'ha letto, c'è Mina, c'è il Conte, c'è Jonathan Harker. E tutto Lucy e tutto quanto. Quindi se avete mai visto il film Dracula di Bram Stoker, bellissimo fra l'altro con Gary Oldman che fa una parte meravigliosa, o avete letto Dracula di Bram Stoker. Ora, io non ho capito una cosa, io Dracula ce l'ho ed è un libreccino così. Adesso questo è un altro libro, ma più o meno la grandezza è questa. Perché una cosa che si chiama, io mi aspettavo che mi arrivasse una roba così, tipo spin-off. Perché?
mi devi fare un mattone del genere. Adesso io questo non l'ho letto, cioè, è scritto anche abbastanza, non è piccolo, però insomma, cosa ci avranno avuto mai da ricamarci così tanto sopra? Ve lo saprò dire, perché mi sa che sarà uno dei prossimi che metterò avanti. In più, mi erano avanzati da leggere 4 tazze di tempesta, che anche questo lo dovevo già aver letto, ma poi è rimasto lì e non l'ho più letto, della Federica Brunini. Io vi avevo già fatto una sorta di, dico recensione, ma io sui libri non faccio recensioni, perché quello che piace a me può non piacere ad altri, quindi io dei libri mi limito a farvi vedere cosa acquisto, vi leggo la trama dietro e da lì decidete voi se vi può piacere o no. Vi dico se a me è piaciuto o non è piaciuto, ma io non do assolutamente altri, cioè non vi dico compratelo perché è un capolavoro della letteratura, no, non, perché ognuno, io ho letto quelli che dovevano essere capolavori della letteratura, e lo dico nel mondo dell'internet, ad esempio Orwell, a me Orwell non è piaciuto per niente, io l'ho trovato di una pesantezza unica, ho voluto finire il libro perché l'ho voluto finire, ma per me è un grandissimo no. L'ho detto in un gruppo di lettura e oddio, dilapidata in piazza. Per me non è assolutamente un problema ammetterlo, e è come se uno mi venisse a dire a me Harry Potter non piace. Ok, fa parte dei miei. Ah, fra parentesi, questo mese però ho riletto tutti e 7 i libri di Harry Potter, perché appunto sono i miei libri preferiti. E tutti gli anni li rileggo, tutti e 7. E quindi, insomma, tra l'altro abbiamo fatto lettura ad alta voce mischiata ad audiolibri letti da Francesco Pannofino, che sono meravigliosi, perché il mio compagno aveva solo visto i film costretto da me, perché ogni tanto lo prendo in ostaggio e gli dico adesso guardiamo Harry Potter. E quindi il poverino si è sorbito tutti e 7 i film ripetutamente. C'è Muffin. Saluta. Ciao. E dicevo appunto, si è assorbito tutti i film più e più volte, e quindi gli mancava la parte dei libri. Tant'è che lui ha passato metà del tempo a dire: ma questo non c'è nei film. No, è per quello che ci tenevo a fargli leggere, quantomeno a fargli ascoltare i libri, perché a farlo leggere lui è un pochino più difficoltoso. Detto questo, appunto, mi era rimasto 4 tazze di tempesta, che è stato surclassato e proprio superato da Harry Potter questo mese. Mi era rimasto Il maestro di Auschwitz, che lo dovrò passare a mia mamma, quindi non so quando lo leggerò, perché probabilmente lo farò leggere prima a lei. E della stessa serie Il bibliotecario di Auschwitz. Anche questo lo devo passare a mia mamma, quindi credo che li darò a lei e poi quando mi torneranno li leggerò io. Perché appunto adesso non sono in periodo. Sto ancora finendo Donne che comprano fiori di Vanessa Monfort, sono quasi alla fine ormai. E quindi dopo ne metterò sotto uno di quelli un pochino più leggeri, fra questi che vi ho mostrato. Vi dicevo, sono andata allo scambio libri l'altro giorno perché ogni tanto faccio un po' di pulizia nella. Io sono in pigiama, scusate, nel mio bellissimo pigiama della casa di carta. E dicevo, faccio un pochino di pulizia nella libreria perché ogni tanto, tipo una volta ogni 5 anni, mi rendo conto che ci sono libri che o non mi sono piaciuti, o che tengo lì perché dico vabbè, peccato di buttarli, tutto quanto. E invece qui da me adesso hanno allestito 2 cabine di scambio libri, quindi essendo aperte sempre quelle, li porto lì e se trovo qualcosa che mi piace lo porto a casa, altrimenti non lascio stare, insomma, non è un problema per me donare senza prendere altro in cambio, non è un problema, piuttosto che buttati o insomma, mi faceva piacere
di darli a qualcuno che li apprezzasse. E sono andata a quella in piazza e ho trovato parecchi libri di Daniel Steele. Ora, non è fra le mie autrici preferite, però ha un modo di scrivere che non mi dispiace. Le storie sono sempre più o meno uguali, però devo dire che alla fine si fa leggere per quanto mi riguarda, quindi li ho presi a casa volentieri. Volevo liberarmi di un po' di spazio, ho portato 5 libri, ne ho portati a casa 4. Lo spazio di uno l'abbiamo guadagnato e poi ne abbiamo comprati 27 nel frattempo, ma ok. Allora, di Daniel Steele ho preso Silenzio e Onore, poi La Tenuta, poi Stagioni di Passione, andiamo su pesante qua, e Amare Ancora. Non ho idea di che libri siano, nel senso che non li ho mai letti, non ho letto neanche le trame dietro ancora. Perché non, li ho visti lì e me li sono portati a casa, tanto appunto mi piace come scrive e se proprio non mi piacciono e vedo che non è cosa, li riporterò là in modo che qualcun altro ne possa usufruire. Quindi non mi costa niente, insomma. E niente, detto questo, basta. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate? Se c'è qualche libro che vi piacerebbe di sapere qualcosa di più, in modo che scrivetemelo, così io lo metto avanti per primo, perché capite che qui la mole è tanta, io sono una, però se voi mi dite che vi piacerebbe di sapere qualcosa di più di Il Pianista piuttosto che la Brunini, me lo fate sapere e io li metto avanti. Vado per maggioranza, assolutamente. Questo è chiaro perché, ovviamente, appunto, io sono una. E detto questo, non è vero. Oggi ho finito anche un altro libro che ho ascoltato in audio, però, perché io mentre lavoro mi ascolto gli audiolibri, che è Tutti i difetti che amo di te di Anna Premoli, di cui mi sono copiata la trama perché, appunto, ascoltandolo in audio non ce l'avevo sotto mano. È carino, fa ridere un sacco. Se avete voglia di leggerezza, di ridere, di un libro poco impegnativo, questo è l'ideale. Un pochino scontato alla fine, però non è male, mi è piaciuto. E dice: mettere i bastoni fra le ruote alla propria famiglia è una vera arte per Ethan Phelps, perfezionata con cura nel corso degli anni. Quando suo padre muore, senza lasciare alcun testamento, il ragazzo eredita le quote della sua multinazionale. Ma è evidente che Ethan non ha il pallino per gli affari. Passa le serate tra bar e locali, offrendo da bere a chiunque e pagando conti salatissimi. Riarreda il suo lussuoso loft senza badare a spese e spreca il tempo in compagnia di individui inutili. Quando però un bel giorno fa irruzione completamente ubriaco in una riunione di azionisti, i familiari si convincono che è il momento di prendere drastici provvedimenti. Primo fra tutti, nominare un amministratore che tuteli il suo patrimonio. Dopo diversi tentativi falliti, viene nominato un affascinante avvocato specializzato in brevetti aziendali, Sara Di Giovanni. Sara ha il grande vantaggio di essere determinata e di non lasciarsi imbambolare dai modi di Ethan. E fra loro è subito scontro aperto. Lui non vuole ridimensionare il suo stile di vita e lei non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da un presunto rampollo. E così, poco alla volta, la tensione arriva alle stelle, anche se il loro rapporto, a suon di dispetti, è destinato ad evolversi in qualcosa di ben più complicato ed eccitante. Quindi sì, anche qui non aspettatevi il capolavoro letterario, perché non lo è, assolutamente, nel senso, io l'ho trovato appunto leggero, divertente, alla fine un po' scontato, però non è male, si fa leggere volentieri. Io poi l'ho ascoltato perché appunto mentre lavoro a maglia mi ascolto spesso gli audiolibri. E quindi, buona, direi che possiamo chiudere. Vi rinnovo i miei auguri di Pasqua più sinceri. E fatemi sapere cosa
Se avete qualche curiosità nei commenti, cosa ne pensate? Se avete domande, io vi lascerò come sempre tutti i miei contatti e vi dico che tutti i libri li potete trovare sul sito di IBS, in alternativa Amazon, in alternativa in libreria, che chi ha la fortuna di averle vicino, ben vengano, io non ne ho qui, quindi li prendo su IBS. Un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.